Can, che intensità stasera a Perugia in tutti i fondamentali, pressione al servizio, muro difesa perfetto, tanti contrattacchi contro muro a tre di Trento sulle mani alte, tanta qualità stasera è stata quella la chiave della partita. Sì, sì, è vero, insomma dal punto di vista tecnico siamo stati di altissimo livello in tutto, credo che abbiamo sfruttato anche una giornata negativa di Trento che non è facile trovare in una situazione come quella di oggi, quindi siamo stati bravi ad approfittarne, a non mollare mai mentalmente, perché la cosa più difficile era cercare di non far rientrare in partita una squadra come Trento, che è sempre pericolosa. Siamo stati bravissimi sia dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista mentale, abbiamo avuto grande equilibrio anche nelle situazioni in cui potevamo tra virgolette rilassarci un po', invece abbiamo continuato ad accelerare, è venuto fuori un risultato per certi versi inaspettato e molto bello. Senti, ci proiettiamo a domani perché tra un pochino siamo di nuovo qui all'Unipol Arena, si rinnova questo duello infinito con la Lube, dicevamo con i tuoi compagni, quarta finale di Coppa Italia consecutiva fra Perugia e Civitanova, anche la Lube è uscita vincente 3-0 della prima semifinale con Trento. Li conosciamo bene, ci conoscono bene, cosa potrà fare la differenza domani? La differenza sinceramente non so cosa la farà, però è una partita difficilissima contro una squadra incredibile con giocatori fortissimi in campo che hanno vinto tantissimo, abituati a giocare queste partite. Non c'è niente di più bello perché è una finale ed è giusto che sia così, la differenza la farà la qualità in campo, la farà la testa, la farà la voglia di reagire a una difficoltà, di stare uniti nelle situazioni critiche che si presenteranno da una parte o dall'altra. Saranno sicuramente delle piccole differenze, però sono le differenze che a questi livelli fanno la vittoria o la sconfitta. Senti, un'ultima curiosità, verso il finale del terzo set ti sei ricordato di quando nelle giovanili facevi lo schiacciatore? Ero un grande civitore prima di tutto, poi ero un money outer e infatti ho fatto money out. È stato bravo Leo che me l'ha messa lì, io arrivavo di corsa. Secondo me se palleggiavo facevo invasione perché ero talmente carico, quindi ho attaccato e è andato bene. Dai, se faccio punto io vuol dire che andava proprio bene stasera. Grazie Dragan. Ciao.